la potenza dei motori, l'aria aperta, la natura incontaminata e soprattutto tanto spettacolo. Siamo sotto il ponte di Carabollace in un'area sterrata ed è qui che si svolge l'ultima tappa del campionato regionale di enduro. Siamo venuti stamattina a seguire questo importante momento sportivo. Enzo Sant'Angelo, oggi tappa del campionato regionale di enduro, Sciacca è stata inserita ed è importante essere stata inserita insomma come tappa di questo campionato regionale, c'erano molte richieste e oggi a Sciacca sono arrivate, ci sono più di 100 partecipanti, ovviamente tutti familiari, quindi anche un modo per promuovere la città di Sciacca. Sì. Guarda, abbiamo avuto diciamo la fortuna di essere, eravamo 25 candidati a avere assegnate 6 prove, Sciacca è stata scelta per l'ultima prova. Da premettere che abbiamo avuto un bel po' di problemi. La prima doveva essere il 4 di novembre, poi per gli eventi che tutti sappiamo è stata rinviata. Allora, questa è l'enduro. L'enduro è un ramo del fuoristrada che è la cosiddetta regolarità. Intanto abbiamo delle moto tutte in regola così della strada. Il giro sostanzialmente è un anello. In questo anello vengono svolte 2 prove speciali, di cui una è questa, dove vengono poi presi i tempi. Somma dei tempi viene fatta la classifica assoluta. Oggi siete praticamente in un'area che è sterrata sotto il ponte di Carabollace per chi è privata. Che vi ha concesso. Che ci ha concesso il proprietario, che ringraziamo tantissimo. Poi un'altra cosa importante è, a parte che c'è, come vedi, un bel lavoro da fare. Faccio presente solo un esempio che abbiamo messo 4.000 paletti, 25 km di pettuccia per farti capire il lavoro che c'è dietro. Oggi la gara durerà fino alle ore 14, quindi... Sì, fino alle 14. Già i piloti sono arrivati ieri, c'è addirittura chi è arrivato anche venerdì. Tutti i B&B e gli alberghi scendono pieni. Abbiamo, credo, sui 400 persone che girano attorno, c'è un indotto che... fra l'altro ora i ragazzi mi dicevano che erano entusiasmati di Sciacca, dalle bellezze di Sciacca, dal porto, dalla piazza. Devo dire anche che abbiamo avuto l'appoggio dell'amministrazione con l'assessore Tulone, il sindaco in prima persona, si sono messi a disposizione. Tu lo pratichi questo sport da tantissimo tempo, sei un grande, sei un motociclista, sei un appassionato. Ma secondo te che cos'è, cos'è che piace di questo sport? Magari a chi non lo pratica, magari non riesce neanche a capirlo. È uno sport che intanto sei a contatto con la natura. Come vedi si svolge in aria, sempre così, in aria belle, particolari, si attraversano fiumi, diciamo, è molto bello. Poi un'altra cosa importante è che le moto, tengo a precisare, sono moto in regola con il codice della strada, quindi moto assicurate, bollo pagato e tutto, altrimenti non potrebbero nemmeno partecipare. Immagino ci si diverte anche molto. Tantissimo. Io è da quasi più di 30 anni che pratico questo sport, però ora da 5 anni non faccio più gare. Tutta la gara l'ho fatta in Marocco nel deserto, ho chiuso quel deserto e ora mi dedico a organizzare. Speriamo che continui con successo con quello che stiamo avendo. Il motoclub, fra l'altro, di cui sono presidente, è da 3 anni, ma abbiamo bruciato le tappe in positivo e siamo arrivati alla tappa regionale, che ringrazio la federazione che ci ha dato fiducia.